Ok, che due coglioni, però. Per entrare in quella che Adriana, mia madre, definirebbe il posto più bello che c'è al mondo, la perla della Carnia, Pesaris. Allora, finora abbiamo visto che come visualizzazioni non siamo tantissime, ma ce ne sono un po', quindi speriamo di poter far vedere questo paesino a tutti quelli che guardano il video, perché merita. Venite a vederlo assolutamente. C'è il percorso degli orologi, hanno aperto questo locale, molto bello, assolutamente una tappa da fare. Ciao Adria! Terra conquistata anche a Pesaris. Allora, eccoli, eccola, continua il format. Una giapponese in Friuli, quest'oggi siamo in Carnia. Faremo la strada che si porta fino a Casera Razzo in Veneto, vabbè, è un altro piano comunque sul confine col Friuli, è bello da vedere. E poi faremo la strada che collega Casera Razzo con Sauris. Poi vedremo anche un po' Sauris, il lago, eccetera. Pranzo. Tanto si mangia. Ciao. Adesso ci prepariamo per partire. Allora, oltre alla mappa che inseriremo adesso per farvi capire esattamente dove siamo, anche se volete raggiungere Pesaris, allora quello davanti a noi là è lo Zoncolan, Udine ovviamente verso questa zona qua, dietro queste montagne c'è Sappada, e andando di qua, direzione dove andremo noi, troveremo il Cadore, e di qua c'è una regina. Questo non è un bombardamento, è stata la tempesta Vaia 4 anni fa, che ha distrutto non so quanti alberi tra il Veneto, l'Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, tra cui anche questa zona qua. Sicuramente quest'estate nei video sulle Dolomiti, che ne faremo tanti, vi faremo vedere anche là. Là è ancora più impressionante. Qua festazze. Guarda! Si griglia! Grandi! Ci ha chiamato a mangiare, a bere una roba. C'è roba, soldi. Guarda lì. Penso a trovarti qua. Andare a Sauris da Pesaris e non passare per Casera Razzo, quindi per l'altopiano, era un po' da stupidi, anche se non è Friuli Venezia Giulia, non possiamo metterlo nella rubrica, no, dedicata, però era attaccato. Che bello, mamma mia, ormai abbiamo fatto un sacco di passi con la neve. Abbiamo visto d'estate, d'inverno, d'autunno, primavera. Allora, a sinistra Sauris, a destra Casera Razzo, andiamo a destra. Frena. Direzione altopiano di Casera Razzo, per poi tornare indietro e girare di là. Grazie Sauris. Rifugio Fabbro. Signora, era di sera. Però una signora, vabbè. Che mi distrai con te. Cioè, adesso moto qua, foto ovviamente per i social media. Non guardate la signora. Porcaccioni.
Anche qua, come il Mangard, c'era un divieto grande come una casa. Strada chiusa. Ce n'è tanta di neve qua, porca miseria. 18%? La discesa. Da qua si intravede il lago di Sauris, speriamo che la GoPro riesca. Che meraviglia! Che meraviglia! Come non si poteva non fare un video, ragazzi, su questa strada? Ed è in Friuli, cioè ce l'abbiamo noi! Che spettacolo! Bellissimo, amore! I lavori, frane. Sasso qua, un sasso là. In mezzo alle foreste, amore, rumore inconfondibile, bicilindrico, 7,50, anni 90, sì, amore, Giappone. Inconfondibile perché ci siamo solo noi. Africa Twin. Sì. Ecco perché forse era chiusa, c'è una frana spaventosa. Ma io non l'accetto. Vedi, forse per questo era chiusa. La strada sta crollando, un ponte. Oddio, ci passiamo sopra. Oddio, sta male. Quanto manca alla fine? Non prende un cazzo, ovviamente. Abbiamo appena beccato un ragazzo milanese con MT-09 e ha provato comunque a passare per la strada. Adesso vediamo se torna indietro, lasciamo stare, se no cerchiamo di convincere Angelica. Io non sono d'accordo ad andare a provare a passare. Non ha senso fare tutto il giro, no? Aspettiamo. Dai, ci proviamo. Sali, amore, dai. Non perdiamo tempo. Mai paura. Ogni curva è una botta di ansia. Vabbè, si passano loro. Ok, ok. Ci ha fatto un bel gesto il tipo, vuol dire che possiamo passare. Ci sono due tipi di motociclisti, amore, ricordatelo, due tipi. Sì. Quelli che vanno a bersi il caffettino, no, quelli da bar, e i motociclisti. Noi siamo dei motociclisti, quindi dobbiamo dimostrarlo, non possiamo andare indietro se c'è scritto chi è strada chiusa. Chi? Strada chiusa chi? Non ci possono dire. Non ci possono dire che la strada è chiusa, amore. Era una. Era che cazzo era un. Un falco, era cosa? Ce lo possono dire, no? No. Multa. Che non andiamo neanche il primo giorno a Zagabria, non andiamo giovedì, venerdì. Avremmo dovuto cambiare tutto il video, cioè noi lo stiamo facendo facciamo per voi, per cui dovete assolutamente iscrivervi al canale. Cioè, abbiamo distrutto le leggi italiane sulle leggi. Sì. Eccoci. Benvenuti a Sauris. Praticamente si divide tra Sauris di sopra e Sauris di sotto. Adesso siamo Sauris di sopra, ovviamente. Ce l'abbiamo fatta, amore! Sì, anche se abbiamo fatto una cosa illegale! Chi se ne frega! Tu mi fai fare queste cose! Direzione birrificio Zare! Vai, bestiaccia, vai! Stiamo per andare in Asia, vai, bestiaccia! Sauris di sotto, due che non si offenda nessuno, facciamo la parte un filo più conosciuta di Sauris, una bella sagra per i mercatini di Natale, un po' di cose qua. Vediamo se dovrebbe essere direttamente di qua, nel posto giusto. Andiamo nel postificio. Qua dietro ci abbiamo una birra, c'è la zona ristoro fuori, molto bella. Senti più delinquente? Sì, molto. Sì? Sì.
non devi censurare la mia faccia, io non voglio avere niente a che fare in questa storia. Era chiuso per la pausa pranzo, ovviamente Angelica manda me. Mi manda a me a prendere le birre. Vediamo come si può filmare. Ma... però d'altronde è un prodotto artigianale, quindi ci sta. Birra di Sauris. Ovviamente in moto una birra, poi ragazzi relax a casa festoni, ma in moto. Cin cin ragazzi, a noi, a cosa? Al viaggio che sta per arrivare. Abbiamo rotto il cazzo questo viaggio, dobbiamo farlo, abbiamo rotto le palle. Sei giorni. Alla nostra. Si sono scaricate le batterie della GoPro, quindi non abbiamo potuto fare il finale, lo facciamo il giorno dopo. Mentre prepariamo le valigie. Vedete questo video quando saremo sui Balcani, a Turchia, non si sa, vediamo quando riusciremo a editarlo. E noi ci vediamo per strada e durante buona fortuna. Seguiteci sul canale Instagram, sempre di Vintage Brother 1, per vedere tutte le storie, le foto, le cose che metteremo. E iscrivetevi al canale. Ciao. Ciao ragazzi.